a tutti i nostri telespettatori, bentornati al penultimo appuntamento con la parola per te verso la Pasqua 2015 con il Vescovo di Città di Castello, Sua Eccellenza Domenico Cancian. Come sempre, partendo dai lavori del quinto Convegno Ecclesiastico Nazionale che si terrà a novembre a Firenze, oggi parliamo di educare. E quale miglior luogo se non un istituto scolastico per poter riflettere su questo? Siamo venuti all'Istituto San Francesco di Sales di Città di Castello, siamo nella sua bellissima chiesa qui tra poco. Ci sarà la lettura come sempre del Vangelo della quarta domenica di quaresima e poi il commento del nostro vescovo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Abbiamo ascoltato un brano del Vangelo di Giovanni che riferisce l'ultima parte del dialogo di Gesù con un tale Nicodemo, che era un maestro della legge. Uno che era curioso di ascoltare il Signore ed è andato a incontrarlo e gli ha posto delle domande. Signore, eh, come si fa a vivere quello che dici tu? E Gesù disse, lui, disse a lui, Nicodemo, bisogna rinascere. È molto bello questo verbo che indica la prospettiva, quella più profonda. Il compito più impegnativo di ogni uomo, rinascere, vivere la, la nostra vita come una rinascita, eh, perché noi facciamo tante volte esperienza di morte o esperienza comunque di vita limitata. E poi eh, verso la fine di questo discorso, che lasciò un po' perplesso Nicodemo, Gesù dice sì, bisogna che ci sia un segno, un segno perché il mondo creda. Come per il popolo di Israele ci fu il segno di un serpente messo sopra un'asta che eh, poteva guarire coloro che erano stati morsi dai serpenti velenosi. Così bisogna che sia innalzato, non un serpente ma il figlio dell'uomo, bisogna che io sia innalzato sulla croce, sottinteso, perché il mondo possa essere salvato perché chiunque guarda a me crocifisso possa sentire la forza per rinascere, per vivere una vita nuova, una vita davvero eh, straordinaria, quella che in fondo ognuno desidera vivere. Bisogna, dice Gesù a Nicodemo, che il Figlio dell'uomo sia innalzato sulla croce, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Ecco il senso forte della parola di Gesù rivolta a Nicodemo e quindi a noi. Come dire che il mondo senza eh, questo intervento del Signore, senza la fede nostra nel Signore, il mondo rischia di perdersi. Gesù non fa mistero, dice Dio ha mandato il, mondo, il figlio nel mondo non per condannarlo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui è salvo, ma chi non crede è già condannato. La parola di Gesù è molto chiara e molto netta. Gesù è l'unico salvatore. Chi ci crede in lui, chi lo invoca, chi eh, si affida a lui, chi segue la sua via, trova la vita eterna. Chi invece va per altre strade si perde. Ed ancora Gesù eh, continua a dire... Chi fa la verità viene alla luce, chi, come a dire chi ascolta la verità, chi è aperto alla verità, mi incontra, mi trova e trova la vita eterna. Chi invece rimane nel, nelle tenebre, chi invece rimane nella menzogna, costui veramente eh, fa una vita sbagliata, si perde. Ripeto, è un discorso molto chiaro. E, a noi eh, viene detto, viene proposta una scelta, la scelta fondamentale della vita: o seguiamo questa linea che il Signore ci ha proposto, oppure davvero non troviamo scampo, diciamo noi, non troviamo la salvezza. E credo che anche i fatti che vediamo, sia a livello personale sia a livello sociale, ecco, ci danno conferma di questa verità, di questa affermazione del, di Gesù. Ecco il senso vero della Pasqua che stiamo preparando. Ed eccocici tornati alla seconda parte della parola per te verso la Pasqua 2015, rimaniamo nel contesto per eccellenza dell'ambiente educativo che è il tema di, che affrontiamo oggi che è appunto la scuola o meglio ancora la classe quindi noi oggi abbiamo voluto portare la nostra riflessione proprio tra gli alunni siamo con gli studenti della seconda media dell'istituto san francesco di sales di città di castello con noi c'è il dirigente scolastico che è il professor simone polchi suor scarciglia che è l'insegnante di questa scuola in più ordini poi abbiamo la preside quindi il dirigente scolastico del polo franchetti salviani di città di castello la professoressa Valere Vaccari, che ringraziamo di essere qui, e naturalmente il nostro vescovo, Sua Eccellenza Domenico Canciane, che ringraziamo di eh, far sì che anche tramite questa trasmissione questi temi eh, possano veramente ecco, passare da un contesto all'altro, possano trovare degna riflessione e magari anche diffusione, e aiutare anche chi ci segue da casa a entrare in questi temi che sono di forte attualità. Come dicevamo nella prima parte, siamo con il verbo educare, che è un po' eccellenza, dicevamo, alla base del vivere, no? Sì, eh, proprio mi pare che si colleghi con quanto abbiamo ascoltato dal Vangelo di Giovanni, cioè a dire Gesù che propone quello che alla fine conta, conta fare una strada che sia quella, quella giusta, no? E, e Gesù mette in guardia eh, gli ascoltatori dicendo state attenti che si può andare a finire male e si può andare verso la vita eterna. Io vengo a proporvi la strada per la vita eterna. E allora essere qui in una scuola per me, tra l'altro, è molto bello perché evoca quando io ero bambino e o ragazzo come voi e quindi le mie medie. E essere qui è molto bello, essere qui poi in compagnia degli insegnanti, dei presidi. Ecco, è una cosa che ci può aiutare a capire come queste verità, eh, diciamo grandi, possono essere. E trasmesse eh, in una scuola, no? oltre che in famiglia, oltre che in chiesa. Ecco, la scuola non dovrebbe forse eh, trasmettere solo delle verità eh, scientifiche che pure sono importanti e sono magari l'oggetto principale, però fare intravedere ai ragazzi che questa scienza è collegata a qualcosa di più, ecco, a quel di più che il Signore ci ha portato. Grazie eccellenza, allora io parto da, da chi ci ospita, dal professor Simone Polchi che poi sentiremo in duplice veste, cioè quella di insegnante e dirigente ma anche di genitore, no? in quanto eh, ha una bella nutrita famiglia di quattro figli. Quindi intanto eh, come educatore, cioè la scuola oggi come si pone anche sulle linee guida che eh, la Chiesa sta cercando di darci, un argomento che affronteremo anche da un punto di vista naturalmente più laico, però eh, la Chiesa anche secondo quelle che saranno le riflessioni del quinto convegno ecclesiastico nazionale vuole fornire in qualche modo riflessione sugli strumenti più adatti da mettere in campo per educare i nostri ragazzi Ma io sintetizzerei eh, in tre punti eh, la questione dell'educazione e la questione dell'emergenza educativa che come sappiamo è grande e tocca a tutti quanti noi Innanzitutto, la scuola, noi diciamo, è il luogo di esperienza, cioè è un luogo dove i bambini, i ragazzi vivono un'esperienza e dove gli adulti devono implicarsi con loro. Cioè, per noi l'educazione significa una, avere da parte dei ragazzi una guida autorevole. Eh, diceva Sua Eccellenza che l'insegnante non deve solo trasmettere informazioni. Eh, questo, secondo noi, è il dunque, no? Cioè l'insegnante deve essere una guida autorevole. Uno Talmente appassionato della propria disciplina, della propria vita, che eh, si implica con i ragazzi. Eh, I ragazzi percepiscono se eh, l'insegnante vuole loro bene e per cui non, non, non c'è un problema di autorità ma c'è un problema di autorevolezza. Eh, la scuola come luogo di esperienza è, è quella che noi vogliamo: c'è cioè un'esperienza vissuta e un'introduzione alla realtà eh, totale. Siccome per noi la realtà è positiva perché ce l'ha data Dio e siccome tutta la realtà è positiva vogliamo che i ragazzi siano introdotti a questa realtà per questo diciamo in primo piano la persona prima degli studenti vengono le persone e le persone per essere educate hanno bisogno di sì e di no e i no sono importanti e sono importanti oggi in un contesto come quello di oggi con le famiglie di oggi e, e, e con la società di oggi la scuola deve rappresentare una roccia, un punto di riferimento fondamentale. Per cui diciamo, secondo punto, in primo piano la persona. No? Eh, a livello educativo per noi è veramente fondamentale. E, terzo punto, eh, scuole e famiglie insieme. Noi su questo abbiamo chiarito a tutti.